Salve amici, buongiorno, benvenuti, bentrovati sul canale Tradizione e Sensazione. Un caro saluto dal vostro Giovanni. Buongiorno a tutti. Oggi finalmente è arrivato il rasoio che avevamo ordinato nel tempo, un po' di tempo in più per l'arrivo, ma comunque per fortuna è arrivato, con la gioia di tanti amici che saluto, in particolare Sirio, che me l'aveva detto più di una volta di provarlo. Il rasoio in discussione è il Mule 41, R41, questo. Guardate, metto gli occhiali, guardate il gap. È un rasoio veramente molto bello. Lo guardiamo qui, probabilmente da quest'altro lato riusciamo ad avere qualche immagine un po' migliore. Guardate il gap. L'ho alimentato, come sapete, perché poi lo metto sopra la scheda del video, quello che ovviamente i nuovi arrivi, e quindi ho parlato. È arrivato nella sua confezione con una lama, e questa lama, diciamo, la sto provando adesso. L'ho già caricata per evitare, come al solito, di perdere un po' di tempo. Il rasoio è bellissimo. Vediamo, come diceva Silvio, se riesco a gestirlo bene oppure no. Bene, per questa rasatura di oggi andremo ad usare il sapone, questo raso zero della fragranza, il Barbacco. E come sapete mi fu regalato un pezzo da un amico, e quindi non ho la sua confezione, però ne ho avuti due di questi qua, e andremo a tagliarlo. Useremo per il montaggio in ciotola della ProRaso il pennello Roma Colosseo, che io ho già messo, anche se non c'è bisogno, per un poco in ammollo l'ho già messo. Come prebarba useremo il Noczema, che andrebbe bene anche come un polivalente, anche come post rasatura, ma io uso quello che voi sapete, chi mi segue lo sa. Questo è il prebarba, e come post rasatura andrò ad usare il prep. Come dopo barba in questa situazione, perché insieme al rasoio ho comprato, che sono riuscito a trovare una profumeria, anche questi, guardateli, e ho preso un dopo barba Capucci. Non so se altri lo conoscono o meno. Ho preso anche il profumo, erano in coppia, comunque il profumo non c'entra per noi. Eccolo qui, Capucci, ha una bella fragranza, e quindi andremo a disinfettarci con questo. Nel caso, dopo la pietra al lume useremo come sempre dopo barba, e nel caso di qualche tagliettino useremo questo, anche se io ho preso questo per lo sfizio di poterlo, anche un emostatico, però questa è la bacchettina un po' particolare, speriamo di non averne bisogno. Bene, allora per questa prima cosa andiamo a bagnarci il viso con acqua tiepida. E useremo il prebarba, appunto, del Noczema. E voilà. Questo rasoio Mule R41, lo squalo in effetti. Ne hanno tanto parlato, chi mi segue lo sa che ho un Figaro 828 che l'ho nominato io uno squalo economico, perché è aggressivissimo. Vabbè, vediamo questo, che però materialmente questo è un rasoio nulla da ridire, veramente favoloso, come diciamo anche qualità. C'è una versione in acciaio molto particolare, un acciaio chirurgico, ma ho ritenuto non opportuno, anche considerando un po' le situazioni, spendere tanti di quei soldi inutili, perché l'utilizzo, il rasoio è uguale, diciamo. Bene, io ricordo sempre che metto un po' d'acqua in più. Oggi abbiamo la barbetta un po' più lunga. E voilà. Ed ecco, mettiamo gli occhiali. E allora
andiamo a tagliare una parte, ecco, io lo faccio qui in modo che potete vedere, una parte di sapone lo mettiamo all'interno della ciotolina, lo schiaccio un po', mettiamo un po' di acqua per coprire e lasciare qualche secondo così che si ammorbidisce un po'. Parliamo in questo frattempo proprio di questo rasoio. Materialmente, ma io credo che molti di voi già lo conoscono perfettamente. Poi, dopo un lungo periodo, un periodo di uso, come di solito faccio, do la mia versione, il mio giudizio, le mie sensazioni nella recensione di un rasoio, come faccio con gli altri, anche con questo. Guardate, questo è un pettine aperto, naturalmente il gap è notevole ed è una cosa che va vista. Speriamo di non avere problemi. Bene, andiamo a fare la nostra bella schiuma, che già vedete, buttiamo via un po' di questo. Come voi, molti di voi sanno, io preferisco sempre un po' di, diciamo, di acqua in più per avere una schiuma più idratata. Il montaggio che andiamo a fare in ciotola, in questo modo ci si dà, diciamo, la schiuma. Se andiamo a spingere in questo modo qui, incorporiamo aria invece di, ma noi invece non incorporiamo aria, noi giriamo per dare, guardate quanto è bella. Però io metto ancora un altro po' di acqua, a me piace sempre un po' più idratata, do qualche minuto in più che si fa l'effetto completo. Forse ne ho anche messa troppo, guardate, però è bella, compatta, ma io faccio sempre così, ne metto ancora un altro goccino, ritengo che sia molto più scorrevole, la protezione del sapone resta quella qui, dal mio punto di vista ovviamente. Guardate qui. La densità, bene, allora con questa densità andiamo a farci la nostra bella insaponata. Il pennello in Roma, Omega Roma Colossea, penso di averlo detto, non mi ricordo, ma comunque l'abbiamo già usato e c'è ben poco da dire, è un pennello che monta quasi tutto, insomma, escluderei anche il quasi. Guardate qui che bella schiuma. Dato che abbiamo fatto il montaggio in ciotola, naturalmente cerchiamo di dare meno stress alla pelle facendo un massaggino e senza andare a fare il montaggio sul viso. Penso che sia un po' meglio per
non irridare troppo la pelle. Che poi era anche uno scopo di barbieri una volta, tantissimi anni fa. Papà faceva, insomma, me lo ricordava e anche di noi. I barbieri avevano la domenica in quei tempi le ciotole già pronte di sapone, perché lo montavano prima proprio per fare un sapone e andavano a dare questa cosa, diciamo, che subito. Usavano quei vecchi pennelli di, penso, grine, di cavallo o coda, non lo so, un po' più lunghi, neri, che ci mettevano le dita dentro. Bella, bella quella sensazione lì. Bene, amici. Müller R41. Andiamo un po' a pulire, sempre con la pelle tesa naturalmente, altrimenti io lascio cadere il... Avete visto, la barba era lunga, la lama era sua. Andate qui, peli lunghi così. Di facile pulizia, lo sapete, perché c'è la doppia apertura. E guardate, un'unica passata. La lama anche ottima. Io lo lascio andare da solo, vedete? È chiaro che facendo il sapone un po' più idratato ammorbidisce di più anche il pelo, e credo, ma non è certamente questo, la sua ha un grande peso e la lametta sta funzionando bene. Buona anche la manovrabilità in questi punti. Una cosa che poi fece notare l'amico Andrea Tarenzi, chissà, ti permetto di salutarlo con un abbraccio, è che giustamente molti rasoi sono un po' più alti, però hanno un sistema che, come quel Mercurfutur in quell'occasione, nonostante alto, la lama copriva su. E ho approfondito questa cosa e giustamente aveva pienamente ragione, perché se noi abbiamo un rasoio che magari è sottile però scende come nell'esempio, e noi l'appoggiamo qua, e però la lama comincia poi a tagliare da qua, no, qua, mentre questa, vedete, si riesce a vedere, credo. Tutti voi sicuramente già lo sanno, avranno visto il video di Andrea, o magari in qualche modo l'avranno notato, o non hanno un tipo di rasoio doppio, o non hanno il Mercurfutur. Però questa è una cosa da guardare bene anche, e grazie
ad Andrea l'ha messo in evidenza per tutti noi, sia appassionato, esperto o non esperto. Sì, funziona bene, però il fatto che faccia paura è vero, perché la lama io la sento la lama, non so se riuscite a vedere, guardate qua quanti peli grandi, la barba era lunga e purtroppo sul mento spesso vanno un po' su un altro verso. Io ho sempre fatto il verso del pelo anche qui. Ragazzi, è una favola. Stavo con l'idea di usare un'altra lametta, ma ho usato questa, la sua, che sta dando veramente un risultato ottimo. Andiamo per la seconda passata. E come di consuetudine io faccio sempre poi prima, anche se altre volte l'ho fatta per come si dovrebbe fare, la di traverso, la passata di traverso e poi il contropelo. Io mi trovo meglio a fare prima il contropelo. E in questo caso, di questo rasoio, lo voglio proprio provare, proprio in questo verso qui, contropelo e poi dopo la traverso. Questo profumino simpatico è questo sapone della Raso Zero, barbacco come fragranza il nome, perché poi c'è anche la grumella che a me piace un po' di più. Allora andiamo, ecco, anche qui ho bisogno solo di fare una leggera pressione per farlo salire, ma non spingo. Devo tirare la pelle per lasciarla a raddrizzare i peli. E guardate ragazzi, non si sente più niente, non so se sentite qua. Acqua, ma la schiuma è compatta, si tiene e non dà.
Adesso lo giro per l'altro lato come faccio sempre. Allora, amici, la crema la conosciamo, sta bene anche una buona, è un tallolato, quindi in effetti è bella, vabbè, sappiamo che comunque ha una bella schiuma, io la faccio sempre un po' più idratata per far scorrere un po' in più il rasoio, scivolare e scorrere un po' in più, lo rendo più scorrevole, però il rasoio in acciaio naturalmente è diverso da quello in plastica. La lama mi ha tranciato la barba, avete visto che i peli lunghi senza proprio barba di più giorni. Guardate qui, e quando ancora quanto sapore che c'è ancora qui. Vabbè. Andiamo per quella di traverso. Adesso provo anche a fare il kamikaze, vado a cercare i peli.
Ragazzi, limone, 41. Si sente l'aggressività, si sente, però è una sensazione bella. Scusatemi, sciacqua. Una profondità soddisfacente. Ecco, ad esempio, io noto la bruciatura, sento, specialmente qui, dove ho tirato anche un po' in più. Per quanto riguarda la prima impressione, in conclusione, è un rasoio che si ha un po' la mano, ma certamente non è per uno che sta iniziando, sicuramente no, perché io l'ho sentita proprio la lama, mamma mia, io ho sentito la lama, abituato ad aver usato lo sciavetto, sapete, no? Che mi sembra, mi piace lo sciavetto, quindi anche quando mi rado senza fare video uso sempre lo sciavetto, uno di quelli. Ce ne sono alcuni anche con la lampo più esposta, avendo già un po', però questo si sente per davvero. Bene, togliamo, scusate, l'hanno tolto come di rocca, è un astringente. Dunque amici, conclusione di questa rasatura, la prima fatta con il Müller Einfizisch in altre regioni della Germania. Insomma, è andata bene. Mi sono alquanto divertito nel sentire la lama, anche se un po' di tensione, l'avete notato, ce l'avevo sicuramente. Il nostro sapone della Raso Zero, guardate qui, è rimasta ancora incollato su, alterò domani, dopo domani, quando mi faccio la barba, o lo butto via, non lo so. Bene, andiamo ad usare il nuovo dopo barba, Capucci, bella fragranza, il colore è un po' scuro. Bella fragranza, brucia perché alcolico si intende, però è una fragranza, sa di, oddio, di legno, sì. Beh, io l'ho trovato, ho visto lì, sono andato in fumiere, l'ho preso, di solito ce l'ho anche gli altri che sono forse più indicate, che sembrano, che diano più sensazioni di, diciamo, di barbiere. Bene. Con il prep per le irritazioni, togliamo gli occhiali, anche questo come gli altri dopo barba, adesso prevale, diciamo, una fragranza di questo, che poi è una
mentolato, canforato del prep, che poi svanisce anche questo. Però avendo usato questo dopo barbecue, dopo userò il profumo. Io proprio perché presi il profumo ho preso anche dopo barbecue. O il toilette, non il profumo proprio. Bene amici, vediamo un po'. Segnetti non ne hanno lasciati, diciamo che è andato perfettamente nella prima rasatura del Müller R41. È un rasoio molto aggressivo, si sente la lama, ma vedremo in seguito, dopo aver fatto un bel po' di rasature, magari qualcuno un po' più veloce, magari prima la di traverso e poi magari la contropelo, vediamo un po'. Usiamo delle altre creme senza usare magari un pre-barba, vediamo un po', qualche crema meno scorrevole, vediamo un po' come andrà il Müller 41. Grazie per l'attenzione, se vi è piaciuto il video metteteci un like, se non siete iscritti e vi fa piacere vedere altri video potete iscrivervi. Intanto all'arrivo di questo e la presentazione di questo rasoio nei nuovi acquisti sta sopra la scheda, la potete vedere, poi la metterò anche nelle schede finali e ci saranno altre rasature anche nelle schede finali. Buona giornata, grazie per il tempo che mi avete dedicato a guardare il video, un abbraccio a tutti, ciao, alla prossima!